Signore e signori, buon pomeriggio. Io sono Pietro Menna, lavoro a Bruxelles alla Commissione europea, alla Direzione generale per l'energia. E voglio innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo convegno per questo invito, per darmi anche l'opportunità di incontrare amici, fra l'altro amici di lunga data da un lato, ma anche di incontrare un pubblico molto avvertito su queste questioni energetiche e in particolare sulle rinnovabili e sul fotovoltaico. Ho guardato questa monografia estremamente interessante, poi magari potremo commentarla più tardi. Io in questo intervento darò cercherò di dare un po' di taglio di quello che si cerca di fare a Bruxelles in questo settore, e magari cercare di calarlo poi nella realtà così un po' più quotidiana, che sono dei problemi nazionali, se possibile. Pensavo di descrivere queste cinque dimensioni della strategia, della visione per l'energia, questa cosiddetta unione dell'energia che è stata sviluppata a livello europeo, trattare un po' delle iniziative politiche che sono in preparazione e che vedranno la luce entro quest'anno, appunto la nuova progettazione del mercato elettrico a livello europeo e la revisione della direttiva sulle rinnovabili che si sta facendo in questi giorni, e poi il pacchetto per l'efficienza energetica che riguarda la revisione della direttiva sull'efficienza energetica e della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici. Siccome siamo in un convegno organizzato da RSE, parleremo del set plan, cioè della strategia di ricerca sviluppata a livello europeo. Quindi passo purtroppo a delle diapositive che sono, a delle slide che sono in inglese, ma avrei preferito farlo tutto in italiano. I tempi purtroppo non ci sono riuscito. Abbiamo quindi sostanzialmente cinque dimensioni che vanno ad integrare questa strategia della Unione per l'energia, Unione dell'energia, e sono delle dimensioni che a noi piace vedere come estremamente interconnesse fra di loro. Quindi la sicurezza diciamo, degli approvvigionamenti energetici, al quale si aggiunge pure questa la solidarietà e il credersi, quindi fra i partner europei, il mercato interno, l'efficienza energetica, quindi un'altra dimensione, la decarbonizzazione, quindi la riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, e quindi infine, dicevo, la dimensione di ricerca che appunto interseca tutte le altre, come è ben chiaro. Quindi, giusto per dare qualche idea di cosa parliamo, quando intendiamo sicurezza degli approvvigionamenti energetici, pensiamo sostanzialmente alla diversificazione delle fonti, ma non solo, diversificazione delle fonti energetiche, ma anche, diciamo, dei fornitori e differenziazione delle rotte di fornitura. Qui diciamo, è in corso uno sviluppo, giusto così, si punta abbastanza su nuovi terminali, no? per LNG da questo punto di vista, proprio per aprire nuove rotte, per aprire nuove fonti di energia. Quindi la diversificazione significa anche questo in questo contesto. Io andrei quindi alla seconda sostanzialmente dimensione, significa l'integrazione maggiore del mercato energetico. E qui parliamo di capacità di trasporto dell'energia da un paese all'altro, in una regione energetica, quindi una maggiore possibilità di trasportare, quindi di ridurre anche le necessità di riserva dei singoli paesi. In questo quadro vedete come tutto sommato noi all'orizzonte temporale 2020, cioè fra pochi anni, vediamo che capacità di interconnessione che supera il 10% per la maggioranza dei paesi. Questo, diciamo, aiuta sostanzialmente a ridurre la necessità di capacità di riserva e migliora complessivamente i costi del sistema.
Questo, diciamo, è grosso modo l'idea che si ha quando si parla di migliorare il mercato, riducendo quindi i vincoli, riducendo i colli di bottiglia fra i vari sistemi. L'efficienza energetica è un argomento, diciamo, abbastanza complesso, tocca un po' tutti i settori dell'economia e del sistema energetico in particolare. Stiamo qui, parliamo dell'efficienza energetica degli edifici, quindi del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. In questo senso c'è molta intelligenza, c'è molta ICT, no? che viene convogliata per il miglioramento, quindi si parla di edifici intelligenti, intendendo appunto questa forte interazione dell'utilizzo di nuovi modelli, di nuove tecnologie di comunicazione per migliorare le prestazioni di questi edifici. Quindi non è solo hardware, che è necessario ovviamente, ma è anche molto software. Ovviamente c'è tutta il capitolo sulla etichettatura, no? Che va avanti, sul miglioramento delle prestazioni delle singole apparecchiature, che va avanti. E poi c'è il grande capitolo del riscaldamento e del raffrescamento. Voi sapete che complessivamente in Europa noi consumiamo il 50% e più dei consumi finali di energia vanno a finire in riscaldamento e raffrescamento. E quindi, diciamo, questo andrebbe veramente affrontato a parte, perché c'è una grande valenza strategica, anche considerando il fatto che poi gran parte di questa energia proviene da gas naturale, che è di importazione. Quindi è ovvio che il capitolo del riscaldamento e del raffrescamento è stato forse poco trattato, è anche difficile da maneggiare per come il settore è cresciuto negli anni, ma rappresenta senz'altro una grande occasione per intervenire con elettrificazione, magari, no? Con una maggiore elettrificazione, sicuramente per uno sviluppo delle rinnovabili più importante di quello che è attualmente. Pensiamo alla facilità di scalare in questi settori, per esempio nel teleriscaldamento, integrare maggiormente risorse rinnovabili, geotermico, ma non solo, e quindi anche il miglioramento delle tecnologie utilizzate. Abbiamo un parco tecnologico che è utilizzato in questo settore estremamente vetusto. Questo è grosso modo il quadro. E da lì è stato anche sviluppato, avete sicuramente visto un documento che è apparso come strategia in questo settore del riscaldamento e del raffrescamento, e questo fa parte della visione un po' più complessiva sull'efficienza energetica in Europa. Per quanto riguarda la riduzione dell'emissione della CO2, questo, diciamo, fa parte un po' della quarta dimensione, quello che ci piace chiamare quarta dimensione. Qua noi parliamo sostanzialmente di rinnovabili, no? E parliamo della possibilità di andare a toccare dei settori che sono, da un lato, gli edifici, l'abbiamo già visto, ma quello là dei trasporti, che resta abbastanza ostico, no? da maneggiare. Siamo ancora con la stragrande maggioranza dei combustibili utilizzati, che sono combustibili fossili, e anche tutti gli scenari, anche più quelli ottimistici, comunque non prevedono questi sviluppi rapidi di altri sistemi di utilizzo, di altri vettori energetici nel settore dei trasporti. Il settore dei trasporti è uno dei problemi che non abbiamo ancora risolto. C'è sì un po' di elettrificazione che si intravede, ma ancora molto molto limitata. Sì, insomma, noi abbiamo in Europa abbiamo dei grandi
dei grandi primati, tutto sommato abbiamo grandi conoscenze nel settore delle rinnovabili, andrebbero probabilmente sfruttate maggiormente. Abbiamo sviluppato qua in Europa una serie di tecnologie, una serie di approcci, e anche se una parte della manifattura si è spostata al di fuori del continente europeo, ancora noi, per quanto riguarda l'integrazione delle tecnologie nel sistema energetico, diciamo, siamo effettivamente, contiamo su dei primati che non sono stati ancora uguagliati. E come dicevo, diciamo, venendo qui a un convegno, no, di RSE, non potevo non parlare di ricerca, anche perché questa è una dimensione fondamentale della strategia della Unione dell'energia e interseca tutte le altre. Questa dimensione sostanzialmente mette al centro il discorso sulle rinnovabili e sulla necessità che l'Europa riacquisti la leadership. C'ha già una grande presenza, ma riacquista una leadership che potrebbe essere un po' perduta in certi settori, anche dal punto di vista della manifattura. C'è questa accentuazione della necessità di valorizzare la manifattura e quindi dicevo che c'è anche bisogno qui di utilizzare al meglio le competenze che sono maturate anche nell'integrazione di queste tecnologie nel sistema energetico. Non è escluso qui in questo capitolo che riguarda la ricerca sia il cosiddetto carbon capture and storage, la cattura e l'immagazzinamento della CO2 e la ricerca che riguarda un nucleare più sicuro. Diciamo, questo fa parte un po' di questo pacchetto. Per quanto riguarda le iniziative politiche in preparazione, io avevo annunciato prima che volevo dire sostanzialmente tre cose. Volevo parlare menzionare velocemente la nuova progettazione del mercato elettrico e volevo un attimo dire qualcosa sulla revisione della direttiva sulle rinnovabili e quindi qualcosa sulla revisione del pacchetto efficienza energetica, edifici e efficienza energetica in senso lato. Per quanto riguarda il nuovo mercato elettrico, bisogna considerare il fatto che noi siamo di fronte a un passaggio che vede una produzione da rinnovabili in grande crescita. Attualmente già abbiamo una quota rilevante di rinnovabili elettriche nel sistema elettrico che andrà ancora di più a crescere. Noi verso il 2030, se con l'obiettivo del 27% di rinnovabili, avremo probabilmente il 50%, siamo vicini al 50% di elettricità da rinnovabili. Questo pone problemi nuovi a tutto il sistema elettrico. E questo, diciamo, è una delle ragioni fondamentali per questa revisione per la riprogettazione del mercato elettrico a livello europeo. C'è la necessità che questa transizione, che questa penetrazione maggiore di elettricità avvenga ai costi più bassi possibili per il sistema e che non vi siano dei blocchi, che non vi siano dei colli di bottiglia, che non vi siano dei vincoli che possano impedire questa transizione. Qua vengono appunto identificati 4-5 capitoli fondamentali per questa riprogettazione del mercato elettrico: sicurezza, governance dei processi, come vengono governati questi processi, la flessibilità, flessibilità intesa come io riesco a ripagare la flessibilità dei consumatori, mostrata dai consumatori, per esempio con schemi di demand side management, demand response, come spostare quindi i consumi nelle ore più favorevoli, bilanciamento del sistema elettrico. Il capitolo retail c'ha una sua rilevanza e qua torniamo di nuovo consumatore, no? Qua stiamo a capire in che modo è possibile giungere al consumatore in maniera concorrenziale. E abbiamo poi
un approccio regionale che è molto enfatizzato. C'è una regionalizzazione sostanzialmente che si intravede per quel che riguarda i sistemi elettrici, una maggiore regionalizzazione del sistema, quindi una maggiore cooperazione fra i TSO dei vari stati contigui. Qui giusto così, in maniera del tutto grafica, per far vedere in che modo è necessario bilanciare da un lato la necessità di integrare più elettricità rinnovabile nel mercato, dall'altro lato in che modo poi è anche necessario fare questo in maniera tale che non porti ad ulteriori costi, diciamo. È un po' questo il problema, no? Che si sta cercando. Vogliamo evitare barriere, si vuole cercare di creare un sistema che sia amichevole, no? che sia tutto sommato, che non ostacoli la penetrazione di ulteriori l'elettricità rinnovabili. Si vuole anche evitare di caricare i sistemi di altri costi. Questo è più o meno il dilemma dove si sta lavorando adesso, in questo momento. Il nuovo pacchetto invece sulle rinnovabili, che guarda alla revisione della direttiva del 2009 per preparare le condizioni al 2030, perché al 2020, saprete, raggiungeremo gli obiettivi che sono stati fissati nella direttiva del 2009. A questo punto bisogna andare oltre, non possiamo fermare le cose, no? Gli operatori hanno bisogno di certezza, hanno bisogno di indicazioni, e quindi questa direttiva va in quella direzione. Il nuovo obiettivo, il nuovo target fissato dagli stati, dai capi di stato e di governo, è il 27% dei rinnovabili nel consumo finale dell'Europa. Non avremo più, come sapete, obiettivi nazionali, però ci sono altri indicatori che andranno utilizzati per capire in che modo si può incentivare questa produzione da energie rinnovabili. Anche qui si pensa che una cooperazione regionale sia abbastanza importante per poter accentuare la produzione da rinnovabili senza aumentarne i costi. E, sì, andrei così e andrei avanti anche sul fatto che poi ci sta una serie di obiettivi che ci sono posti, più di natura più qualitativi, ma l'Europa, diciamo, si pone seriamente in maniera da poter essere leader nel settore delle rinnovabili, visto la grande esperienza maturata, visto quello che abbiamo già fatto anche con la integrazione, le quote di integrazione che sono stati raggiunti attualmente. Infine, l'ultimo capitolo di questa presentazione riguarda appunto il piano strategico per le tecnologie energetiche. Dicevamo che questo piano riguarda un po' il settore di ricerca in Europa, e la sua necessità nasce dall'idea di una maggiore efficienza, sostanzialmente, cioè dell'allineamento dei costi e quindi e della focalizzazione degli obiettivi. Sono state identificate, no, una serie di azioni da sviluppare su un numero limitato, diciamo, di priorità. Sostanzialmente abbiamo quattro priorità di base, al quale sono aggiunte altre due recentemente, e le quattro priorità sono le rinnovabili, sono l'efficienza energetica, trasporti, poi abbiamo la cattura e l'immagazzinamento della CO2, e infine il nucleare, la sicurezza nucleare sono queste le priorità sul quale si sta lavorando adesso e sul quale c'è una serie di azioni che sono state sviluppate. Qua c'è una folta rappresentanza anche dei paesi che partecipano a queste azioni. Sono dichiarazioni di intente che vengono firmate da vari paesi, da vari stati,
c'è una geometria variabile, nel senso che i vari paesi entrano, lavorano sulle varie priorità a secondo dei loro interessi. In particolare ci sono anche delle iniziative specifiche che riguardano il fotovoltaico e che riguardano in particolare in che modo è possibile ricostruire una leadership europea in questo settore, anche dal punto di vista, ripeto, della manifattura.